Buongiornissimo, ciao a tutti. Splendori nostri. Allora, iniziamo questo video con un super pacco che ci manda Francesca, che noi ringraziamo con tutto il cuore. Adesso lo apriamo insieme, ma prima di aprirlo dobbiamo fare un saluto speciale, perché Francesca mi ha detto che sua figlia Alessandra ci segue con tantissimo affetto, con tantissima costanza, e quindi Alessandra, ciao Alessandra, ti mandiamo anche un bacione grandissimo e grazie mille per esserti appassionata alla nostra quotidianità, al nostro tram tram. Vai amore, allora, sei tu dotato di forbici, quindi apri, che sono molto curiosa. Che la nonna piacerà tantissimo, i fazzoletti. Questi dopo li andiamo a dare alla nonna. Allora, la nonna ha una collezione di fazzoletti e non finisce più. Sì, no, però li adora, quindi questi vanno dritti dopo dalla nonna. Adesso stai ricordando, quindi li vediamo più tardi. Io qua vedo che... Ah, l'ho visto lì. Che ci avete viziati qua. Perché... Partiamo... Vai, ma letto speciale, ah, questo. Questa mi piaceva tantissimo. Sì, sono curioso. No, l'avevi assaggiata? Mi era piaciuta molto. Dell'Angelica, l'infuso al cacao. Poi gambe leggere, che questa servirà tantissimo in questo periodo. Poi, anche questa piaceva. Questa è la camomilla preferita mia della nonna, quindi la berremo con piacere. Infuso papaya e arancia, buonissimo. Mi sembra che avessimo assaggiato qualcosa, non so se papaya era, non mi ricordo, mango, tè, anche questo super gradito. Ma quanto è troppo, questo ciliegia e mirtillo, anche questo va a casa, ciliegia apprezzatissimo, tè verde. E direi che con gli infusi, sì, infusi credo basta, credo che abbiamo. Sì. Ok, vai amore. Passiamo ai cioccolati. Questo mi sa che ha preso. Qualche colpo, poverino. Però è buono lo stesso. Questo è white lemon, cioccolato bianco e limone. E limone, mai provato. Ma questo ci manca. Questo non ci mai manca. Visto neanche. E qua ci sono altri due. Ah, questo proprio, sono curioso. E questi sono proprio i colpi. Ah, caramba. Ah, caramba, forse è il tuo preferito. No, forse questo è il mio preferito, guarda. Ah, sì. Cioccolato proprio fondente. Questo di sono molto curioso. Questo è il mio, ma lo sapete. Ah, questo. Cioè, proprio Francesca, si vede che ci seguite con tanto affetto, perché è il caramello preferito della nonna, al miele. Questa è la liquirizia, molto buone. Da tanto che no. Ah, guarda. Sì, infatti l'ho visto. Tira fuori. Questa è Luca fatta. Le gocciole di cioccolato, uno dei biscotti più buoni. Anche questo gli piace, il budino. Perché da un po' di giorni che te lo chiedevo. Sì, ne parlavamo. Quasi, quasi. Ah, le rotelline. Anche queste. E queste gradite. Per Luca super gradito. Questo che cos'è? Questa è una maschera per il viso. Ho una stupidaggine. Siamo in mezzo alle cose da mangiare. Sì, una maschera viso. Sì, maschera viso. Ok, avevo paura di confondere qualcosa che era da mangiare. Subito ti volevo dire salmone. Ma ti ho detto no, subito. Aspetta un attimo. Non le ho mai provate queste. Sono curiosissima, mai provate. Finlandia, con potassio, lattato e derivati aminoacidi C. Questo non vedo l'ora di provarlo. Ah, questo qua è quello che assaggia, poverino. Ma sai cosa? Questo non è colpo, il caldo. È il caldo. Si è un po' sciolto. È il caldo e poi si è raffreddato. E poi ha preso delle forme moderne, molto particolari, sì. Ma questo un attimo il frigo torna. Beh, è già bello duro. No, è già bello duro, ma era E questo qua è quello che abbiamo assaggiato l'altra volta insieme, il col brezel, molto buono. Poi era piaciuto anche a lui, sì, era un po' scettico. Qua sono... biscotti, giusto? Sì, biscotti rossi. Sì, devono essere molto buoni. Ma li ho assaggiati, io dico. Però sono quelle tipologie, secondo me, buone. Ah, la farina di tipo 1, grazie. Grazie, qua vedo. Oh, che carine! Le pennine per carinissime, queste per i miei appunti. L'ultima scatina fuori. Sì. Tirala su. Così tolgo questa.
La bontà qua. Ah, fai vedere amore perché la vita allora. Ciambelle al vino rosso e nocciola tostata. Potrebbero essere buonissime. Eh sì, sono tutte. Ah no, questi biscottini della sposa. Ma che queste sono ciambelle, dici? Mi sembrano diversi, sai? Anche a me sembrano diversi. Tipo un po'. Non brutti ma buoni, ma qualcosa del genere. È curioso. Vedi cosa sono? Biscottini della sposa. Ah, mi sembrano tipo i cantucci? O... No, ma dico, mi devi dire qualcosa? No. Biscottini della sposa. Io ci ho provato. Si sembrano tipo cantucci. Sì. Beh, adesso che abbiamo aperto, intanto Francesca non dovevi, ci hai mandato troppa roba, cioè veramente viziati e coccolati troppo, noi di questo ti ringraziamo tantissimo, e però mi sembra giusto ora per onorare questo pacco assaggiare qualcosa. Cosa vuoi assaggiare? Io ho già pensato una cosa. Cosa? Il cioccolato. Cioccolato fondente. E allora io tu invece... Cosa vuoi? O i biscotti vuoi assaggiare? Beh, tu assaggia quello che vuoi. Io pensavo magari di andare sulle ciambelline al vino rosso e nocciola tostata che mi ispirano tantissimo. E anche la scatola. Vediamo. Che buon profumo. Guarda. Questo è sempre buono. Molto buoni. Un pochettino. Molto buone, molto particolari. Flora, è il tuo momento. Ora? Sei piena di nodi, dobbiamo pettinare, tagliare quello che non viene. Mamma mia, ma che deve aver fatto. La marcia, sì, verso. Un pochino più in qua, vieni con la ragazza, è data verso di me. Ma che faccio? Inizio proprio dei nodi qua. Dove stai portando la nonna? Ma che ce la strappare un po' di roba. Ce la strappare tutte queste erbe. Già che c'ero, fuori ho raccolto un po' di lavanda per farla seccare, principalmente la adopero per fare i sacchettini per l'armadio, però in realtà l'anno scorso ho fatto diverse cose, vediamo quest'anno cosa riesco a fare. Ho fatto un oleolito appunto con la lavanda, l'avevo fatta seccare anche per utilizzarla nei dolci, che è veramente molto buona, quindi vedremo poi quest'anno cosa farò, intanto la metto a seccare. Mi raccomando, sentite questo rumore, questa è la nonna col bastone, tac, tac, tac. Comunque, mi raccomando, raccoglietela prima che il fiore sbocci, quando il fiore è proprio lì lì per sbocciare. Nel mio caso sono proprio al limite perché la pioggia mi ha impedito di raccoglierla prima, comunque così, aspettate che mi avvicino. Dovrebbe anche mettere a fuoco, ok, così. Poi io la leggo vari mazzetti e la metto a testa in giù. Di solito non ci mette tantissimo a seccare, invece questa volta secondo me ci metterà un po' più tempo del solito. Vedo che tutto, perché sto facendo seccare anche varie erbe, ma vedo che tutto ci mette tanto più tempo perché c'è tantissima, tantissima umidità. Comunque volevo anche ringraziarvi, già che sono qui a legare, per tutti i messaggi che mi avete mandato per quanto riguarda il piccolo intervento che ho fatto. E va tutto bene, sta procedendo tutto bene, per fortuna. Quello sulla coscia continua, scusate, una caramellina, quelle alla liquirizia buonissime. Mangiavo queste caramelline alla liquirizia dell'Ambrosoli veramente da tantissimo tempo, sono spettacolari, buonissime. Mangerei una dietro l'altra. Comunque, a parte la mia golosità, stavo dicendo va tutto bene. Quello sulla coscia continua a darmi un po' di fastidio, ma veramente sopportabilissimo. L'unica cosa, l'altro giorno mi sono un po'... ieri, sì, proprio ieri, mi sono un po' spaventata perché in teoria fino a
mercoledì, giovedì non dovrei correre e ieri invece ho fatto una corsa proprio di quelle, ecco, che era consigliato non fare, e l'ho fatta perché ho avuto la sfortuna di incontrare il primo tafano della stagione, stanno arrivando, e quando l'ho visto lì davanti a me non ho pensato alla gamba, sono corsa via. Lì mi ha fatto abbastanza male, infatti mi sono subito preoccupata, ho detto speriamo non sia successo nulla, per fortuna è tutto a posto, però ecco, insomma, era meglio non farla quella corsetta, però davanti al tafano. E restando in tema gamba, quando sono tornata a casa il giorno dell'intervento ero un pochino preoccupata per la reazione dei ragazzacci, perché con me loro sono abituati ad essere molto irruenti e a me piace che siano così, mi piace che tra di noi ci sia questo contatto che definirei un po' violento, quindi ero preoccupata perché invece ora con la gamba così devo stare attenta. E veramente mi hanno ricordato, perché a volte uno se lo dimentica e non ci pensa, dà per scontato delle cose che invece sono importantissime, cioè mi hanno ricordato quanto sono intelligenti e premurosi. Appena sono entrata in casa hanno subito sentito che c'era qualcosa di diverso, hanno annusato le medicazioni, hanno provato anche a dare un bacino alla medicazione, ma vabbè, quello gliel'abbiamo impedito e non è il massimo, però hanno capito che c'era qualcosa di diverso e con me sono stati delicatissimi. Adesso mi sono spostata nell'orto perché devo raccogliere alcune zucchine. Ah, dovevo prendere anche questo cavolo, ma non mi sono portata il coltello. Vabbè, dopo lo vado a prendere e lo raccolgo. E poi voglio anche andare... queste sono grandi, devo toglierle subito. E sapete che a me piacciono quelle piccoline, belle tenere. E poi voglio andare anche nella serra, perché Luca mi ha detto che è cresciuta spontaneamente per terra una bietola. Quindi sono molto curiosa di vederla. Ah, l'ortica! Mi dimentico sempre che qua c'è l'ortica, mi ci sono seduta sopra, ah, che dolori, il sedere orticato, mannaggia. Vabbè, comunque, dicevo, oltre alla curiosità di vederla, e voglio anche toglierla perché quello non è il suo posto, e così stasera il nostro contorno sarà, sarà sicuramente a base di zucchine e bietole. E poi devo togliere questo cavolo, però il cavolo pensavo di utilizzarlo magari domani. Ma guarda! Anche molto bella! Anche molto bella, sì. Più bella della sala che fuori. Eh sì, perché qua non è stata colpita dalle lumache. No. È rimasta intatta. Forse perché fa troppo caldo. Eh sì, sì. Bellissima. Amore, mostra questa bietola perché è troppo bella. Bella e inaspettata. Comunque, visto che siamo qua nell'orto e ci avete chiesto un po' come va il pollaio, come vi avevamo detto nell'ultimo video, mancavano poche cose. Siamo andati avanti e a che punto siamo? Praticamente ho messo macere tutto intorno alla base del pollaio. Ora devo solo mettere un bel po' di cemento, sempre sopra le macere e all'interno della casetta. Sì, il cemento all'interno della casetta servirà per bloccare la rete che abbiamo messo alla struttura. Sì, poi ci sono da fare ancora due cosine, piccato la struttura interna per fare dormire le galline dove farle covare. Ah, dobbiamo anche mettere... Sì, la mangiatoia e la beveratoia, però, che abbiamo già comprato, sono solo da fissare. Sì, no, ma dicevo, come si chiamano i... Dico le ventole, mi vengono per far passare l'aria comunque. Sì, comunque rifinire lì, rifinire la chiusura della porta e mettere il telo che abbiamo acquistato. Sì, stiamo andando un po' rilento perché abbiamo avuto un po' di impegni e, quindi non siamo... e poi anche il tempo... Qui, almeno qui da noi, praticamente un giorno sì, un giorno no piove, quindi... Sì, sì, ma se ci seguite lo sapete, perché sta cosa del tempo veramente ci stiamo lamentando ad ogni video. Ci sta anche un pochino danneggiando l'orto, perché a parte le lumache, che ce ne sono più del normale, e anche i funghi, più che altro tratti, ma se il giorno dopo piove poi è un po' inutile. Finora infatti ho fatto così, incomincio a vedere che qualcosa
ha un inizio di fungo ogni tanto. Sì, anche piante, anche alberi che non hanno mai avuto niente gli anni precedenti. Dipende un po' i pomodori, che in qualcuno ho cominciato a vedere il problema che abbiamo avuto l'anno scorso della peronospora, solo che anche qua tratto, ma se piove poi è inutile, c'è tanta umidità. Con i fiori delle zucchine questa sera ho fatto una cosa un po' più golosa, delle frittelline a cui ho aggiunto anche un po' di salame. Stasera vincono o perdono? Ma... Fai la tua previsione. Penso di sì, che vincono. Speriamo. È il mattino del giorno dopo. Luca si è alzato un po' prima di me, 15:15. Mi sono alzata appunto adesso e ora andiamo a svegliare la nonna. I ragazzacci sono scesi con Luca e sono già lì. Buongiorno. 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 Piovuto. Sì, piovigina ancora. Hai dormito stanotte, no? Indovina che ora mi sono svegliata. A che ora ti sei alzata? Hai indovina? Alle 3? Alle 4. E poi ti sei addormentata o? Sì, sì. Anch'io ieri sera mi sono addormentata quasi subito. Abbiamo guardato un pochino di televisione. Mi sono addormentata, ho dormito come un ghiro. Come avete visto, mi sono alzata, ho chiamato la nonna. Luca aveva, quando sono scesa, aveva già quasi finito di fare la colazione. E poi ultimamente mi sto organizzando in questo modo. Mentre la nonna si prepara, perché lei vuole fare la colazione vestita e sistemata, io mangio e poi con lei bevo il tè. Così faccio, diciamo, mi divido un po' con le colazioni. La prima parte la faccio con Luca e la seconda con la nonna. E poi questa mattina, visto che avevo un po' di tempo, sono tornata di sopra. Sapete che questo è praticamente, sì, penso il mio momento preferito della giornata. Ce ne sono anche altri che mi piacciono molto, però questo forse è quello che mi piace da sempre. Comunque dopo colazione tornare un pochino a letto per leggere o chiacchierare con Luca o stare con i gatti, insomma rilassarmi 10 minuti. E questa mattina ne ho approfittato per provare anche la maschera perché ero molto curiosa e mi ha lasciato la pelle morbidissima. Poi nulla, per tutta la mattina avevo del lavoro da fare al computer, quindi sono stata di là. Adesso mi sono spostata in cucina perché tra un po' è ora di pranzo e voglio farvi vedere che cosa preparo. Come vi ho già anticipato ieri sera, ho cotto la verza, l'ho cotta con scalogno e aglio, e una parte la terrò per questa sera, mentre un'altra parte adesso la frullo con un po' di latte, poi ci aggiungo un po' di parmigiano e gorgonzola e viene un condimento per la pasta. Buonissimo, veramente molto gustoso. Splendori miei, qua ahimè continua a piovere senza sosta. E visto il tempo, visto che non possiamo fare tutte le cose che dovremmo fare fuori e che continuano ad accumularsi, speriamo in qualche giornata buona per poter recuperare un po', perché questo è proprio il periodo in cui c'è di più da fare fuori e si sta veramente accumulando tanto lavoro. Comunque noi abbiamo approfittato di questo tempo per continuare con i nostri lavori qua in casa.
Luca è di sopra nel suo studio, io di sotto nel mio, e prima mi ha chiamato, sono circa le 4:30 e mi ha detto: la vuoi fare una pausa? E stavo proprio per farla, perché è da questa mattina che sono incollata al computer e i miei occhi hanno bisogno di fermarsi un momento, fa bene staccare dopo un tot di ore. Allora mi ha detto: metti sui popcorn, non so se li sentite, stanno scoppiettando, così ci guardiamo un pezzetto dello Hobbit mangiando i popcorn caldi appena fatti. E visto che li sto facendo, se non mi sentiate perché ora sono belli rumorosi, visto che li sto preparando di pomeriggio, di solito io li preparo sempre di sera, quando la nonna è già a letto perché lei va a dormire subito dopo cena, ne approfitto per farli assaggiare anche a lei. Assaggia un po' e vedi se ti piacciono. I popcorn. Ah. Ti piacciono appena fatti, caldi caldi. Belle caldi. Il mio tesoro. Seduto. Seduto. Fermo. Piano. Ferma. Piano. Dalla nostra pausa sono uscita un momento perché ho visto delle piantine qua che abbiamo lasciato da travasare, che il vento mi ha fatto cadere. Comunque dalla nostra pausa sono passate un po' di ore, sono le 7 passate, adesso devo preparare la cena, però volevo dirvi che la nostra pausa in teoria non comprendeva solamente quei 10 minuti di film con i popcorn per fare merenda, perché l'idea di quella pausa era appunto staccarci dagli schermi e non passare da uno schermo all'altro, ma appunto volevamo anche trafficare un po' con le piante. La nostra idea era quella di portare alcune piante che abbiamo dentro fuori. Sapete che in questo periodo lo facciamo sempre perché ci sono delle piante dentro che d'estate poi esplodono fuori e poi appunto per l'autunno le riportiamo in casa, ma pioveva troppo. Quindi abbiamo fatto giusto qualcosina per staccarci un po' dagli schermi, per sistemare qualcosa, ma veramente pochissimo, e niente, vedremo nei prossimi giorni cosa riusciamo a portare fuori. Dobbiamo ancora decidere quali mettere qua fuori, quali lasciare dentro, vediamo. E comunque, come avete visto, ecco, questo volevo raccontarvelo: i ragazzacci adorano i popcorn. Li adorano, infatti appena sentono che iniziano a scoppiettare nella padella impazziscono, perché una volta per errore ne avevo messi tantissimi nella padella, talmente tanti che erano tutti usciti, erano finiti per terra e quindi alcuni li avevano presi loro, e da quella volta veramente ne sono rimasti ossessionati, quindi quando li mangiamo uno o due glieli diamo giusto per togliergli lo sfizio. Ma mi fanno davvero ridere perché appena li sentono scattano come se stessi preparando chissà quale pietanza prelibata. Sono troppo simpatici. E niente, io adesso appunto preparo la cena, che sono le 7 passate. E prima di salutarvi volevo però dirvi una cosa, perché ci sono alcune persone che ci seguono da poco. Innanzitutto vi ringrazio per esservi uniti a noi, per stare qui con noi in quest'angolino verde, siete i benvenuti. Però ecco, volevo dire una cosa, perché appunto chi mi segue da poco magari non lo sa: ieri abbiamo fatto strappare le erbacce alla nonna, ma perché lei adora questo lavoro, non l'abbiamo, poverina, sfruttata per un lavoro pesante, perché magari uno che non lo sa e la vede lì che strappa erbacce potrebbe pensarlo. Lei in realtà adora fare questi lavori, soprattutto all'esterno, strappa tutto quanto, e se potesse strapperebbe pure tutta l'erba del giardino se non servisse, perché proprio le piace. E quindi quando ci sono questi lavori che so che le piacciono, so che in quel momento se la sente, perché magari ci sono giornate in cui ha più voglia, è più energica, giornate in cui lo è un po' meno, glieli lascio, perché come vi dico sempre, io penso che sia importante per tutti quanti, a prescindere dall'età, a prescindere dalla condizione che uno ha in quel momento, essere attivi e fare ciò che piace. E alla nonna so che piace fare tutti questi lavori, quindi quelli che posso glieli lascio con grande piacere. Anzi, mi dispiace che con questo tempo può fare veramente molto poco rispetto all'anno scorso. Anche lei me lo diceva prima: l'anno scorso facevamo tutte quelle belle cose fuori, ed è vero. Speriamo, insomma, che almeno a luglio, perché ormai giugno è quasi finito, che almeno a luglio iniziamo a fare un pochino di più.
E niente, detto questo, io vi ringrazio con tutto il cuore per essere stati con noi durante questo video. Come sempre mi auguro di avervi tenuto compagnia, di avervi trasmesso qualcosa, purché buona. Mamma mia, inizia a piovere sempre di più. Ero uscita per sistemare queste piante, ho detto prendo una boccata d'aria, ma qua mi sto facendo la doccia. E vi mando un bacio grandissimo e come sempre ci vediamo nel prossimo video.